72 fottute ore dopo, 72 fottute, posto di comando sul campo, entro terra australiano. Zona gialla. La vedi questa pistola? Voglio gasarmi anche io, perché quei bastardi del GDA inculatori ci stanno fottendo tutto. Comunque non voglio mettere in dubbio le discussioni di Kane, da lei ho imparato una cosa. Farsi le seghe con la velocità supersonica, e scherzi a parte, comunque un buon soldato segue sempre gli ordini del comandante, giusto? Giusto. Mi sentite? Perfetto. Espero che questa cazzo di trasmissione non salta, sono all'esterno del primo tempio ergastolante, pessime notizie, siamo fottuti, il piano di Kane è fallito, porca putana, vediamo quei figli di buona donna del GDA e gli inculatori che stanno rubando il karma al Tiberium. Me lo sento, che stavolta verremo inculati tutti, il mio povero culo ne sentirà di peggio, molto peggio, comunque che è stato un'incursione nel tempio. Ci sono stati degli spari a... Ah, cazzo, si stanno attaccando, e mi sa che il collegamento sta anche andando a farsi fotere. Comunque non che nessun segno di che in temiano c'è fottuto anche lui, mi sa che è intrappolato ancora dentro il tempio ergastolante, un momento. Mi sa che in questo momento il GDA sta posizionando un cannone raggio super inculatore bionico serie 3000. Rinnoviamo la terra e rinnoviamo in su sto cazzo che si crede nel potere del Tiberium. Centro di comando. Ayers Rock, Australia, zona gialla. Brutte notizie caro comandante, come molti sanno, stavamo creando un'arma cazzuta ergastolante al Tiberium liquido nel primo tempio ergastolante con la speranza di porre fine all'inculamento per sempre. Ma purtroppo abbiamo mandato tutto a fanculo. Insieme al nostro leader, mentre il GDA inculatori ha distrutto il nostro santuario ergastolante. I dettagli penso che vanno a farsi fottere anche quelli, perché non ne abbiamo uno. Pare che un potente colpo del cannone inculatore ci ha inculato il nostro serbatoio innescato al Tiberium. I danni alla zona gialla, anche quelli sono allo stremo della inculata fortissima, quindi i nostri culi sono in serio pericolo e le vittime sono già state inculate e in tantissimi. Ma adesso sono stufa, voglio combattere anche io, è il mio dovere, il mio diritto fermare a quei bastardi che hanno inculato il nostro popolo. Dobbiamo tramutare il nostro dolore ergastolante in furia ergastolosa e dimenticare quel fottuto passato che ci è stato inculato. Dobbiamo lasciare da parte sta cazzo di ascensione. Adesso il nostro obiettivo è riconquistare il pianeta che ci hanno fottuto quei figli di puttana bastardi. Uno alla volta si aggiusterà tutto. E il Tiberium è nostro di diritto, e coloro che accetteranno. Gli altri assaggeranno la nostra furia omicida ergastolosa. Avremo la nostra vendetta, puoi contare su di me, collega. Seguitemi figliolo e io vi porterò sulla retta via dalla vittoria, anzi, la vittoria ergastolante, contro quei stronzi del GDA inculatori. Posto di comando sul campo. Kings Canyon, Australia. Zona gialla Y4. Io non posso fottutamente crederci, porca puttana. Io sono cresciuto in questa cazzo di città. E non me ne fotte un cazzo di che fottutamente dice Kane, non può essere morto maledizione. È fin troppo furbo per farsi inculare dal GDA inculatori. Col cazzo che ci abbandona, è fottutamente impossibile porca troia, o porca trota. Comunque, ha sentito il piano di Killian? Vuole rubare le testate del GDA inculatori e ergastolare tutto. Poi diceva che Kane era quello più stronzo, ma che andasse a fanculo. Guarda qui. Vuole immediatamente tutto il personale militare in Australia, questa è l'ultima battaglia ergastolosa, speriamo che sia così, non ne posso più di questa guerra contro il GDA inculatori, mi ha seriamente rotto i coglioni. Ma penso che non c'è una fottutissima scelta. Gli ordini sono sempre ordini. Le dirò un'altra cosa. Trasmissione in corso. Nei trasporti ci sono tutte le cazzute testate nucleari. Non siamo comunque in Metal Gear Solid. Quella è tutt'altro un'altra cosa, ma però quello sì che è un gioco con i controcazzi. Comunque deve distruggerle e conquistarle per il bene della compagnia ergastolante, comandante ergastolante. Inoltre, ha un nuovo obiettivo bonus. Il suo obiettivo è di distruggere la torre del Tiberium. Se ce la fa, il pianeta sarà salvo. Dobbiamo salvare il pianeta da quei invasori del GDA inculatori. Troppa gente è stata inculata per colpa loro. Altro obiettivo bonus caro comandante ergastolante. Deve conquistare un centro di ricerche.
ma non quello dei film porno. Cosa pensavate, brutti sporcaccioni segaioli, che vi fate la vita con Sega Coca-Cola o Sega Tavernello? Comunque conquista il centro di ricerche, contiamo su di lei. In bocca al lupo, signore. Obiettivo bonus raggiunto, come una sega che è durata in soli 2 minuti. Congratulazioni per aver distrutto le torri del Tiberium. Speriamo che questo rallenti l'attacco di quei brutti bastardi del GDA inculatori. La gente non può continuare a vivere nella paura e nel terrore. Deve proteggere a tutti i costi questo popolo. Ne va del bene dell'umanità. In allerta, ragazzi! Non possiamo rischiare di perdere altre unità. Quei bastardi del GDA inculatori stanno esagerando. Hanno inculato molta gente del nostro popolo. Non possiamo perdere. Dobbiamo salvare il pianeta. Per l'onore del nostro comandante Ergastolante. GDA inculatori, vi distruggeremo. Oh, bene, avvicinatevi al nemico. Questa volta la devono pagare molto cara quei figli di puttana per quello che hanno fatto. Ci vendicheremo. Vendicheremo il nostro popolo. Si meritano di essere ergastolati definitivamente. Soldati ergastolanti, pronti? 3, 2, 1, ergastolateli! Eccoli gli stronzetti. Comandante, siamo sotto attacco. Attiviamo i raggi laser. Beccatevi questi raggi laser ergastolanti. Beccatevi questo e questo merdacce. Chiunta ergastolante. Il nemico è troppo forte. Non possiamo continuare a combattere una battaglia già persa. Ripeto, non possiamo combattere una battaglia già persa. Quindi dobbiamo batterci in ritirata. Lo dico per il bene del vostro culo. Se volete salvare il vostro culo, dobbiamo ritirarci. Il nemico è troppo forte. Se combattiamo, rischiamo solo di perdere altre unità e il GDA e inculatori si incula di nuovo. Salviamo i nostri culi, non sprechiamo altre unità. Addestramento truppe ergastolanti, rafforzo dell'ergastolo. Adesso il livello dell'ergastolo aumenterà. Porcaccia la bottanazza. Comandante, so che non ci crederai, ma siamo fottuti. Il GDA inculatori hanno attivato i loro cannoni inculatori e presto ci inculeranno, senza pietà e per giunta senza vasellina. Pensavo che volevano spazzarci via dall'Australia, ma penso che puntino per qualcosa di ben noto, nello spazio insomma, guarda qui, bel macello vero. Ma che cazzo succede? Sembra la simulazione di Star Wars, o la simulazione della terza guerra mondiale, porca puttana, mi sa che il nostro pianeta non solo morirà, ma morirà anche l'universo se non fermiamo a quei bastardi. Ma che cazzo succede? Oh mio, sta crollando tutto. Mamma aiuto! Oh, sono troppo bello per morire a... Non voglio morire, no. Maledetti stronzoni, una di quelle cose è atterrata qui, siamo fottuti, me lo sento, perdonami, ma dobbiamo scoprire cosa cazzo è, forza dai andiamo, non abbiamo tempo da perdere. Gli invasori sono sopra di lei, comandante ergastolante, prendi quelle testate e non fare troppo l'errore, vattene da qui, non voglio che muoia comandante, qui c'è in gioco la vita del nostro popolo, quindi non faccia cazzate e vattene da lì prima che sia troppo tardi. Comandante ergastolante, le confermo che il suo obiettivo è stato raggiunto. Il suo era quello di catturare il coinvoglio. Congratulazioni collega, non serve altro da aggiungere che lei sta facendo passi da gigante per diventare un ottimo comandante. Porca troia ragazzi, ma che fate? Smettetela di sparare, o questi reagiscono e ci fanno il culo doppio di quello che ci hanno fatto l'altra volta, ripeto, smettetela di sparare che questi ci spaccano il culo. Comandante ergastolante, le informo che ha raggiunto un altro obiettivo. Il suo era di scortare le sue truppe ergastolanti al punto di evacuazione. Ha fatto la mossa giusta collega. Non possiamo sprecare altre unità. Il nemico è troppo forte. Quindi è giusto batterci in ritirata. Deve tenere duro ancora per un po', cerca di resistere alla battaglia. Si è quasi conclusa, non deve fallire proprio adesso. Comandante ergastolante, ha raggiunto un altro obiettivo. Il suo era di attendere i trasporti del Nod, bene, e con questo rompete le righe. Sì, abbiamo vinto. Oh cazzarola, l'abbiamo scampata bella. Per un attimo ci stavano inculando le altre unità ergastolanti. Figli di Nod, sono qui per dirvi che la guerra con quei stronzi del GDA inculatori ha avuto un caso a dire del tutto prevedibile, nel senso che dopo tutto questa guerra ce l'aspettavamo.
Poche ore fa, i cannoni inculatori bionici del GDA Inculatori hanno sparato contro 6 mezzi spaziali. Questi vascelli non sono stati scalfiti manco per il cazzo, anzi, si sono divisi in decine di mezzi più piccoli e sono atterrati su tutto il globo. Abbiamo già il rapporto che indicano dalle fottute navi sono sbarcate delle forze sconosciute di natura ignota, non so se sono alieni, boh, dalle zone stanno prendendo il controllo quelle blu e gialle, attaccando le installazioni del nodo del GDA indiscriminatamente. Sfortunatamente, non abbiamo un cazzo di dato su questi cazzuti e merdosi nemici, ma una cosa è certa, ora dobbiamo fottercene del GDA Inculatori e dimenticarcene e difenderci da questi nuovi nemici. Bene ragazzi, e anche questa decima puntata loquendistica di Conland e Conquer 3 in collaborazione con Bomber e l'Uomo Misterioso volge al termine. Se volete aiutarmi a crescere, condividete, mettete mi piace al video e se avete Discord, iscrivetevi al mio gruppo. Un saluto dal vostro capone extremo alias Loquendo Napoli 91. Alla prossima. Ciao.